In questi giorni forse vi sembrerà che non si parli d'altro che di femminicidio e di violenza contro le donne. E sarebbe una bella notizia se effettivamente fosse così, se fossimo tutti ingaggiati in una battaglia che ha tutti gli effetti comune. Invece, se è vero che la reazione è la stessa di fronte alla morte di Giulia, il paese si è spaccato sul suo significato. Questo perché al momento chi sta tenendo banco nelle conversazioni online è un insieme di utenti dai connotati molto precisi, con un messaggio altrettanto preciso. Di Giulia e del femminicidio stanno parlando soprattutto donne, la percentuale è molto alta, quasi il 74%, e millennial, nel 67% dei casi. Non lo dico io, ma i numeri, che addirittura mostrano uno 0% secco tra i giovani sotto i 24 anni e gli utenti over 55. Inoltre, le conversazioni sono dislocate quasi unicamente al centro-nord e il silenzio è totale da Napoli e Bari in giù. Perché accade questo? Le cause sono sicuramente molte, c'entra la cultura, il modo di guardare le cose, ma io credo che ci sia anche un motivo legato alla narrazione e al messaggio di chi sta cercando di portare avanti questa battaglia. Sostanzialmente, quello che non sta funzionando è la logica della contrapposizione, l'odio contro odio, il tutti gli uomini sono colpevoli. Da un punto di vista comunicativo, chiamare alla collaborazione è un conto, accusare è un altro. E in questo momento la narrazione è così tanto a senso unico, i toni sono così tanto infuocati che spesso anche chi vorrebbe dire qualcosa non tanto di opposto, ma anche solo di lievemente divergente, viene ulteriormente attaccato. In questo modo non si genera coesione, che però è fondamentale perché cambino davvero le cose. Perché per le battaglie serve unità, e l'unità si ottiene accogliendo le persone, non aggredendole. Il patriarcato ha visto per secoli l'uomo imporsi sulla donna dominando. Se ora il femminismo fa lo stesso errore, non ci sarà mai una coesione umana su un tema che invece è sacrosanto. I social, peraltro, favoriscono già di per loro la polarizzazione, ma la polarizzazione non fa bene a questa causa. Quindi non è il cosa, ma è il come lo si dice. Bisogna chiamare all'appello l'uomo sano perché si contrapponga a quello insano, non spaventarlo con un'assimilazione. Ora, è certamente dura guardare a quanto successo pensando di trovarci un'occasione per promuovere temi e cause civili. Eppure, a partire dalla stessa famiglia, c'è chi ha visto in quanto accaduto un evento di rottura, a partire dal quale movimentare questa battaglia che è sociale e culturale allo stesso tempo. Una battaglia necessaria, che però al momento non si sta dimostrando inclusiva. Il risultato è che il messaggio arriva a chi è già sulla barca e rema da tempo, mentre chi dovrebbe salirci, nella migliore delle ipotesi, resta a guardare, nella peggiore si volta e lascia sparire tutto all'orizzonte.